Due morti sulle strade, giovane arnese e anziano spoletino perdono la vita in due incidenti a Terni e Spoleto. Buonasera dal TGR dell'Umbria. Apriamo il giornale con due tragedie che si sono verificate oggi lungo le strade della regione. Vicino Terni ha perso la vita un giovane narnese e in un altro scontro a Spoleto è morto un pensionato. Polizia e carabinieri raccomandano prudenza in vista della grande mole di traffico in questi giorni di Ferragosto. Ma vediamo il servizio di Francesca Romana Elisei. Questo è tutto quello che rimane dello schianto che si è portato via Florian Monzanego, 19 anni, di Narni. La carcassa della sua moto, la macchina sfondata sulla quale è andato a sbattere qualche metro più là, un tachimetro, schizzato via per la violenza dell'impatto. È morto mentre l'ambulanza stava correndo verso l'ospedale di Terni. Forse stava tornando a casa, era da poco passata l'una. Stava viaggiando sulla Flaminia tra Terni e Narni, a bordo di una Kawasaki 600. Un tratto di strada dritto, la visibilità ottima, eppure non si è accorto di una Fiat Stiro che stava viaggiando nella stessa direzione, proprio davanti a lui. A bordo una donna del posto di 45 anni. Si è sentita raggiungere alle spalle dalla moto che le ha devastato la parte posteriore dell'auto. Lei è rimasta illesa. Per Florian non c'è stato nulla da fare.